Il dolore è ancora tanto e nel suo racconto si sente tutto. Sono passati 5 anni da quando Manuel Bortuzzo è stato ferito da un colpo di pistola alla schiena che lo ha obbligato alla sedia a rotelle. L'incidente è stato a causa di uno scambio di persona. L'ex concorrente del GF, intervistato dal Corriere della Sera in occasione anche dell'uscita della sua autobiografia, Soli nella tempesta, ha raccontato come è cambiata e com'è la sua vita dalla notte del 3 febbraio 2019. Manuel Bortuzzo, il dolore dopo l'incidente. Nel corso dell'intervista al Corriere del Veneto, Manuel Bortuzzo ha spiegato come sia cambiata la sua vita dopo 5 anni dal tragico incidente. Credo di avere raggiunto maturità e equilibrio, ma non è stato facile. Appena mi sono trovato sulla sedia a rotelle, volevo tornare subito a essere un atleta, a nuotare. Ma quando sono rientrato in piscina è stato uno shock, le gambe erano una zavorra, non ce la facevo, finivo per passare le giornate dentro l'idromassaggio. Con il tempo ho capito che c'era tutto un altro percorso, nuovo, da fare, un grandissimo lavoro, ho dovuto fare i conti con la realtà, ha detto. Mi faceva stare male l'idea di ripartire da zero, ma per arrivare a un altro livello, non più al mio livello di prima. Ho attraversato una grande sofferenza, che mi è rimasta impressa nel corpo. Il mio dolore è inciso sul corpo. Una parte di me è morta, il nuotatore 25enne è rimasto paralizzato dalle gambe in giù dopo che 2 balordi gli hanno sparato con un'arma da fuoco alla periferia di Roma nel 2019, ma la vittima non doveva essere lui. Per quanto si possa essere maturi, non si è mai pronti a ritrovarsi disabili da un giorno all'altro. Non è paragonabile a nulla, è peggio di un lutto, perché il lutto non tocca il proprio fisico, è come il lutto di sé. Non è facile dire addio a una parte di sé nel fiore della giovinezza. Chi capisce questo riuscirà a starmi accanto sempre. Oggi sono più sereno e realista. So che posso essere felice, ma anche completamente disperato, mi accetto in ogni sfaccettatura, per quello che sono. Sento la mancanza di me, devo elaborare il lutto di me stesso, dire addio a una parte di me che è morta. E con questo devo fare i conti sempre, ogni momento della giornata, dalla mattina quando mi alzo, alla sera quando vado a dormire. L'esperienza al GF. Manuel Bortuzzo, nella sua autobiografia, dove ha parlato della sua vita dopo l'incidente, ha volutamente omesso tutta l'esperienza vissuta al Grande Fratello VIP. Un buco narrativo di 7 mesi che combacia proprio con il reality di Canale 5. Una decisione presa in maniera autonoma, non ho dato spazio volutamente al Grande Fratello, tutto quello che c'era da dire l'hanno già raccontato le telecamere, si è visto tutto. E poi non voglio essere ricordato come il ragazzo del Grande Fratello, vorrei essere considerato l'atleta che raggiunge i suoi obiettivi. Proprio all'interno del reality Manuel aveva conosciuto Lulu Selassie con cui ha avuto una breve storia poi terminata. Ora ha giurato di essere single. Non sono innamorato attualmente. Ma non voglio avere l'ansia di cercare l'amore. Magari tra mezz'ora esco e incontro la donna della mia vita. Sono sereno, arriverà al momento giusto, ha spiegato. Parlando delle sue relazioni ha poi aggiunto: non me ne faccio niente delle cose superficiali e non le voglio. Per questo ho pochi amici, pochi legami, ma molto profondi. Sono legami diventati per me una bella famiglia. Cerco la semplicità nell'amicizia come in amore e cerco profondità. Il 25enne ora si concentra per le Paralimpiadi di Parigi 2024, mi sto allenando al massimo, ho molta voglia di potermi esprimere, attendo con ansia questa occasione. Anche se sono realista, so che non potrò vincere, ma darò la versione migliore di me.